Market, allora, questo siamo al Chelsea Market. Sembra un posto fighetto da fare. È un po' fighetto, sei un po' hipsterino, un po' hipsterino. Devo mangiare le lobster hipster, quindi. Cosa si fa al Chelsea Market? Si mangia! Si mangia! Aragosta. Allora, vai, fai l'unboxing. Un po' cosa c'è qui dentro. Io metto il mio segnino nell'attesa. Unboxing. Allora, ovviamente così per onestà intellettuale questa roba non è che sia economica. No. Però è molto bella. Vabbè, c'è il burrino fuso. Allora, c'è il burro caldo fuso. Il burro caldo fuso che è una cosa meravigliosa. Si serve per il dunking. Dunking. Se pucci dentro. C'è il limone per lo squeezing. Esatto, che c'è lo squeezing se vuoi. Io non sono molto per lo squeezing. No, neanch'io. C'è anche un po' di... pulirsi le manine, ce ne sono una giustamente. Vabbè, una ragosta. Perché non capiscono come se ne possa pigliare una e due, ovviamente. Parte verdolina per chi vuole e poi le zampate, esatto, questa ce la possiamo spaccare a metà facile e via. Voglio immortalare questo tuo momento, la tua prima aragosta americana, all'americana. Quindi prendiamo questo pezzettone d'aragosta, ce lo intingiamo nel burro. Oh, no. Allora, aspetto di filmare perché devo mangiare anch'io. Una roba incredibile. We want only two Orient points. Vabbè, come dolce abbiamo detto, due strighette che fai? Per i primi. Per sgrassare due strighette. Le inquadrature fatte a caso. Sono orientali. Abbiamo preso le Orient Point che sono New Yorkesi. Sono salty e piccoline. Infatti sì, sono piccoline. Sono carine. Com'era questa salti buone? Molto buone, ti lasciano, cioè proprio sì, burrose anche loro, salatina, ti lascia sto retrogusto buonino, proprio di coccole, piccole. Care, piccole. Ce ne volevano 50, quanto abbiamo speso? Abbiamo speso 4 euro $8 per due stecchine minuscole e un po' d'acqua del rubinetto. Esatto. L'altra cosa che avevo mezzo abilità di provare era lo Stacos Number One, che infatti abbiamo filmato prima quando non c'era nessuno, abbiamo detto poi magari ci ripassiamo dopo. Adesso che sarà mezzogiorno? Sì, mezzogiorno. Questa è la coda. Là. E non ci andiamo. Là, no. Vabbè, siamo tornati al Chelsea Market un po' per necessità di cose. Sì. Però proviamo questo Very Fresh Noodles. Mi stanno facendo a mano qui davanti, spartacchiandoli. Quindi stanno bene, E bom, abbiamo preso il loro consigliato, quindi sono i noodles con l'agnello, il cumino, spezie varie. Allì, ce lo mangiamo, raga. Grande fame. Beh, ma allora sti noodles? Sono buonissimi, raga. Sono veramente
amassi, tutti. Capito? Che dici, ma questa roba qua come sarà? È buonissimo, e i noodles sono buonissimi. Non so, cioè, sicuramente da New York ci saranno un sacco di cose più true di questa, però questa è buonissima. Guarda, io confermo che generalmente sono quelli un po' più menose su ste robe, ma clamoroso. Poi non ho mai mangiato niente con così tanto coriandolo che fosse così buono, effettivamente. Cioè, poteva essere un disastro proprio totale. Spettacolo, tanta roba, ragazzi, sto Chelsea Market comunque, eh.